Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro». Parola del Signore. Gesù rivolge ai suoi ascoltatori l'invito ad essere simili a quelli che aspettano. Nulla di più difficile per la nostra generazione abituata al tutto e subito, che mal sopporta l'incognita del quando e del come legate all'attesa. E indica due accorgimenti che sono espressione di prontezza. Innanzitutto le vesti strette ai fianchi al fine di facilitare i movimenti durante il lavoro, e poi le lampade accese in modo da potersi muovere agilmente anche di notte. Attendere dunque non passivamente, attendere lavorando con la luce accesa. Ma che cosa? San Paolo, scrivendo al suo discepolo Timoteo, gli ricorda che c'è un premio che il Signore consegnerà a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Quando si riconosce la storia come il luogo concreto dove Dio ci visita, allora diventa possibile attendere con amore, facendo della propria vita un dono, anche quando è notte, quando cioè non ci sarebbero più ragioni per amare. Il discepolo di Cristo sa che può farsi servo degli altri anche quando è buio, che amare non è mai inutile. Lo sa perché nella notte più buia del mondo il Maestro e il Signore si è stretto le vesti ai fianchi e si è inginocchiato ai piedi dei suoi discepoli, come l'ultimo dei servi, per amarli fino alla fine. Davvero allora sono beati, cioè felici, i servi che il padrone troverà svegli ad attenderlo, perché riceveranno da lui il premio promesso. Si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Perché per questo padrone i servi sono amici. Nell'icona della Trinità di Rublev i tre personaggi sono seduti a mensa e davanti a loro c'è un posto vuoto. Essi però sono raffigurati secondo una prospettiva opposta a quella della realtà. Non si tratta di un errore. L'icona raffigura la realtà non dal punto di vista di chi la guarda, ma da quello di Dio. È ciò che Florensky chiama la prospettiva rovesciata. È a quella tavola che siamo invitati, tutti. Si può passare la vita credendo di essere noi i servi, per arrivare poi a scoprire con stupore che è Dio che si è fatto servo per venire a cercarci, farci sedere a tavola con Lui e servirci. E questa festa non è riservata soltanto per la vita eterna. Fin da ora il padrone, che è lo sposo, ha rovesciato la prospettiva. Già nel tempo presente, infatti, scrive San Nicola Cabasilas, anche gli stolti sono invitati al convito e alla coppa dell'amore. Basta solo essere pronti ad accogliere il padrone appena arriva e la prospettiva si rovescia, come leggiamo nell'Apocalisse. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.